Scuola imperiale di Gento, non 100, cazzo! Ok, parliamo della seconda scuola considerata più potente dopo Okuto nel mondo di Ken il Guerriero. Questo è il primo stile a nascere dall'Okuto Sokeken e quindi è anche più antico dell'Octo Shinken, ma vediamo come nasce. Torniamo a quando l'Octo Sokeken aveva il compito di proteggere l'imperatore. Attorno al 150 i funzionari eunuchi acquistarono sempre più potere e influenza sull'imperatore, solo che questa cosa alle famiglie nobiliari, tra cui anche quella di Octo, non andava affatto bene. E quindi si coalizzarono creando la fazione della Pura Corrente, con lo scopo di bannare per sempre gli eunuchi. Nel 167 muore l'imperatore e ne arriva subito un altro, eletto grazie anche alla fazione della Pura Corrente, che non era molto a favore degli eunuchi e quindi si preparò a rimuoverli per sempre. Ma siccome gli eunuchi non erano nati ieri, presero in ostaggio l'imperatore, ricattando anche le guardie imperiali, che ricordo facevano parte dell'Octo Sokeken, ritrovandosi costrette a mettersi al servizio degli eunuchi. Questi ultimi pretendevano che le guardie rinnegassero l'Octo Sokeken e fondassero un'arte marziale imperiale. I cinque guerrieri più giovani rimasero a corte per proteggere l'imperatore al servizio degli eunuchi, mentre i due più anziani scapparono in clandestinità. I guerrieri così rimasti crearono una nuova arte marziale, il Gento Koken. Simbolo di questa nuova arte è la stella polare, dalla quale proviene anche il nome, perché Gento significa stella primigenia. Questo stile si concentra molto sull'uso dell'energia spirituale. I praticanti, accumulando il loro chi, oltre che a sembrare delle lampadine umanoidi in grado di poter illuminare un'intera stanza, cosa molto utile per risparmiare sulla bolletta, sviluppano lame di luce o raggi laser che distruggono le cellule degli avversari, disintegrandoli completamente. Spesso i colpi prevedono la proiezione dello spirito combattivo in attacchi a distanza, oppure, in casi estremi, il chi è utilizzato come potenziamento per attacchi ravvicinati. Il Gento Koken basa sia l'attacco che la difesa su movimenti circolari ed esistono tecniche molto pericolose e autoinflitte che permettono di annullare gli effetti dell'attivazione dei punti di pressione da parte dei maestri di Okuto. Grazie a questa tecnica, nel 184, un maestro di Octo Sokeken venne sconfitto da un guerriero di Gento Koken. E per molto tempo, dopo questo combattimento, si sparse la voce che Gento fosse superiore ad Okuto. Nonostante la grande potenza ed efficacia dalla lunga distanza, grosso punto debole per questa tecnica è il combattimento ravvicinato, poiché moltissimi praticanti si trovano in grossissime difficoltà una volta che si fa il combattimento da corta distanza. Ogni praticante sprigiona un tipo di luce differente. Quelle più conosciute sono porpora, rosso e oro. A quanto pare la scuola, oltre a prevedere un unico maestro successore, ha anche alcuni maestri al servizio di quest'ultimo. Così, il più bravo di tutti, che di solito è quello con la luce d'oro, diventa il maestro successore. E quegli altri, invece che mutilarli o cancellargli la memoria, diventano automaticamente i suoi sottoposti. Beh, ho finito. Vorrei fare delle considerazioni finali. Questo stile a me non piace. Non sono un grande fan di raggi laser, queste cose così, perché più che arti marziali mi sembrano cose da supereroi, quindi sono un'altra cosa che mi piace, ma non mi piace mischiarle. Diciamo che sono più un fan dei cari vecchi calci e pugni quando si parla di arti marziali, ecco. Soprattutto per il fatto che io qua non riesco a identificarla in un'arte marziale reale, nel senso Okuto hanno preso spunto dal Kairi Paiat, dal Jeet Kune Do e anche dal Tang Lang, che per il nome, che è l'amantide delle sette stelle, quindi una base c'era. Qui nel Gento Koken sono raggi laser e basta, non lo so, non mi dice nulla, ecco. Detto questo, grazie per aver guardato, ditemi la vostra e ci vediamo alla prossima.